Ancora, per chi non avesse sentito prima, sono il dottor De Luca, sono un ginecologo in clinica Sant'Anna. Vi do il benvenuto oggi a questa formazione sul trauma da parto. Ringrazio per questo la dottoressa Del Co che mi ha invitato gentilmente. Anzi, penso che si partirebbe. Mi vedete adesso, spero. Ecco. Dicevo, ringrazio la dottoressa Del Co che gentilmente mi ha invitato a fare una specie di ammissione di colpa in quanto ginecologo, e Sansozio che si è speso molto per questa presentazione, insomma, per l'organizzazione. Volevo chiedervi gentilmente di inviare un messaggio nella chat di Zoom, specificando i vostri nome, cognome e titolo per ottenere in seguito i certificati di formazione. Yeah. Ok, allora, la dottoressa Del Co mi ha gentilmente chiesto di parlare di traumi ostetrici. Devo dire, lo faccio con un po' di reticenza, visto che comunque faccio un po' parte del problema, io e la mia categoria, e cercheremo di fare un po' un'analisi di quello che è appunto la problematica del trauma ostetrico e capire effettivamente come possiamo migliorarci nella nostra pratica clinica, secondo gli studi di letteratura. Innanzitutto facciamo diamo una definizione al problema di cosa stiamo parlando. Parliamo di tutti quelli che sono i traumi che si verificano durante il travaglio di parto, nel momento del parto, fino alla chiusura, alla legatura del cordone ombelicale. E ricordo che sono tutte lesioni che vanno dal semplice eritema, dalla piccola abrasione, fino anche a fratture, deformità, traumatismi che possono essere evitabili o no, così come anche lesioni ipossiche che appunto il neonato soffre durante l'attraversamento del canale del parto, e di solito sono tutti traumi legati appunto a una serie di eventi, di avvenimenti o di procedure, come ad esempio la diagnostica ostetrica. Faccio per esempio riferimento a micro prelievi fetali o manovre di angioinfusione, altrimenti manovre ostetriche, non so, mi riferisco semplicemente ai vari strumentazioni del parto, ventose, forcipi, così come eventuali manovre di Christel che vedremo in seguito. E tutto ciò chiaramente esclude, in un certo senso, tutto quello che avviene una volta chiuso il cordone ombelicale, quindi, se vogliamo, tutto quello che è di competenza neonatologica. Volevo fare innanzitutto un breve, forse noioso, cenno a quella che è la nostra storia, valutare un attimino da dove veniamo e cercare di capire cosa è successo prima di noi, per poi anche migliorarci in un futuro. Faccio un riferimento alla storia della professione ostetrica, che ogni tanto così scherzosamente viene definita una delle professioni più vecchie del mondo, in quanto si hanno testimonianze già da tavolette dell'età preistorica, con disegni, raffigurazioni di momenti di parto, dove c'era sempre questa figura di assistenza, appunto questa donna che si occupava in genere del parto, e che quindi in tempi antichi è sempre risultata fondamentale per questo momento importante, diciamo, per la donna. Il primo step che mi piace ricordare è quello di Ippocrate, dove a un certo punto si mette al centro della medicina il medico, ovvero la figura di assistente che si occupa del parto della donna, e non si lascia più la responsabilità del parto a una qualche divinità, come veniva fatto solitamente
nelle culture precedenti. Dopo comunque c'è un grande salto, una specie di lungo medioevo ostetrico in cui la professione era lasciata nelle mani di una qualche donna, fra virgolette, esperta di parto, che come potete vedere nella raffigurazione qui di fianco, svolgeva il ruolo di ostetrica, cioè di stare davanti alla partoriente, che in genere partoriva in posizione seduta e che era una figura non specializzata, chiaramente una figura che non aveva alcuna nozione di parto se non la propria esperienza personale. E in questo caso si trattava molto spesso di donne vedove che dedicavano appunto la loro vita all'assistenza del parto delle... scusate, devo tornare indietro, delle appunto amiche o delle donne che necessitavano di questo aiuto. Mi piace ricordare anche quella che in quegli anni, dopo Ippocrate, divenne una pratica abbastanza diffusa per diversi tipi di, effettivamente, di assistenza, fra virgolette, medica in diverse condizioni, anche nell'ostetricia, veniva utilizzata questa succussione ippocratica, che non era altro che legare la partoriente a una trave, una panca, un qualcosa di rigido, quando questa presentava delle difficoltà nel momento del parto e veniva scossa, quindi continuamente sbattuta, poverina, sul pavimento, per favorire la discesa della testa fetale. Se ci pensate, alla fine non credo che a quell'epoca avessero altri strumenti per poter assistere a un parto del genere. Invece la storia vera dell'ostetricia parte da un certo Peter Chamberlain, un chirurgo inglese, che inventa il forcipe, o meglio nella sua famiglia viene inventato il forcipe, che all'inizio viene tenuto nascosto ai colleghi medici, ai colleghi chirurghi, e viene tramandato nella famiglia Chamberlain per l'assistenza al parto, e dopo viene presentato in una situazione un po' particolare a quello che è considerato il precursore dell'ostetricia moderna, che è questo chirurgo francese parigino François Morisot, che molti di voi hanno sicuramente sentito nominare, che fra l'altro è il primo che prescrive la posizione sdraiata delle donne durante il parto, in una situazione un po' particolare in cui Chamberlain, con un po' di saccenza e prepotenza, dice al collega che si occuperà lui di un parto che non si riusciva ad espletare. Morisot era considerato, diciamo, il più grande accoucheur, il più grande partoritore, se così si può, se mi passate questa bruttura, dell'epoca, però si trovava in una situazione in cui una paziente non riusciva a partorire, arriva il Chamberlain, che era in ferie in quel momento, si presenta con questo forcipe, dopo 3 ore di trazioni, di torture probabilmente sulla paziente, abbandona il tentativo. Chiaramente il bambino muore, la paziente muore l'indomani e il François Morisot esegue un'autopsia dove rivela praticamente la presenza di multiple lacerazioni di organi interni che hanno portato al decesso della signora. Per questo motivo il forcipe viene inizialmente bandito, diciamo, da Morisot, e dopo verrà comunque riscoperto. Anche qui c'è un grosso balzo, dopo vi farò vedere quello che è lo strumentario di un chirurgo ostetrico dell'epoca. Per quanto riguarda dopo i tagli cesarei, sappiamo che sono sempre stati eseguiti nella storia delle civiltà. Tutti i tagli cesarei venivano eseguiti chiaramente su donna morta, per una sorta di lex che si tramandava, per cui una donna non poteva essere seppellita con un bimbo in grembo, questo per dare la possibilità al bimbo di essere battezzato nel caso fosse ancora vivo. Anche qui, scusate, è un po' lungo, però penso che sia abbastanza interessante da sapere. Una cosa molto importante viene scoperta a metà 1800, quando un chirurgo dell'ospedale di Vienna si ferisce durante un'autopsia e muore dopo qualche giorno di febbre, agonie varie, e presenta dei sintomi che sono molto caratteristici,
e che sono condivisi con quella che era, diciamo, la più grossa forma di patologia che colpiva le donne nell'ospedale di Vienna, le donne partorienti appunto, che era la cosiddetta febbre puerperale. Da questo si crea una similitudine. Un collega del Kolleczka intuisce che si tratta di una qualche particella che potrebbe infettare, per così dire, adesso noi diciamo infettare, ma lui non lo sapeva ancora, e prescrive che tutti gli studenti che assistono ai parti, che visitano le partorienti in ospedale, dopo aver fatto le dissezioni in sala di settore, appunto, quindi dopo aver fatto le autopsie, lavino le mani con della calce, fondamentalmente, e da lì la mortalità nell'ospedale di Vienna scende in un anno dal 20 all'1%. Quindi, grossa rivoluzione medica. Primo taglio cesareo, diciamo, su donna vivente, con donna che sopravvive, dove c'è un cambiamento della tecnica del taglio cesareo, Edoardo Porro, dell'ospedale di Pavia, Università di Pavia, che esegue appunto questo taglio cesareo sulla moglie, asportando in seguito l'utero. Fino a lì il taglio cesareo veniva fatto, ma per indicazione di Morisot si lasciava la breccia uterina aperta, perché lui pensava che per le capacità stesse dell'utero si potesse contrarre da sola. In realtà c'era una mortalità estremamente alta, di più del 50%. Con questa nuova tecnica la mortalità scende al 20% dopo un taglio cesareo. Qui vi sto mostrando quello che era il contenuto di una tipica borsa, di una valigia medica di un ostetrico dell'epoca, che contiene questi strumenti. Adesso, se date un'occhiata, vi renderete conto che con questi qua nessun feto poteva essere estratto vivo e vitale. E effettivamente ci sono uncini, punte, divaricatori e cavaturaccioli, per così dire, che non avevano altro che lo scopo di svuotare la testa del bambino per permetterne l'uscita, insomma, l'attraversamento del canale del parto. Ho trovato molto singolare questa diatriba fra due, appunto, fra Morisot e un collega francese, sull'utilizzo dello strumento migliore, e in realtà l'unico scopo era quello di salvare l'anima del bambino. Qui non, ormai il bambino non era più molto in discussione. Metto questa slide un po' per sorridere, perché penso ormai alle nostre continue diatribe su violenza ostetrica e accuse che ci vengono mosse. Dico comunque che effettivamente dovremmo fare chiaramente anche noi un po' una, come si suol dire, passarci la mano sulla coscienza, ogni tanto effettivamente qualcosina dovremmo correggerla anche noi. Bene, adesso andiamo a noi. Parto con una breve classificazione, dopo la dottoressa Del Cosio occuperà sicuramente meglio di me di questo. E questo giusto per dirvi che i danni che possiamo creare ad un neonato, ad un bambino, nel momento del parto, praticamente riguardano tutti i sistemi e gli apparati, quindi dalla cute fino a organi interni, sistema nervoso centrale e periferico compresi, muscolari, eccetera. Io devo occuparmi di quella che è la parte che arriva fino alla nascita, quindi un po', come dicevo prima, sono il responsabile del noi, sia noi ostetrici e levatrici, siamo poi responsabili di quello che succede fino al momento del clampaggio del cordone, e dobbiamo avere bene in mente quelle che sono le possibili complicazioni di tutto quello che facciamo. Ho messo qui in ordine di frequenza quelle che sono le complicazioni relative alla ventosa e al forcipe. Qui ci saranno grosse discussioni, dopo vi farò vedere un qualche studio che ho trovato in letteratura che paragona le due metodiche. E sappiamo che, come dire, sono tecniche che possono facilmente creare problemi a livello soprattutto cutaneo, sia la ventosa che il forcipe, ma come vedete ho messo anche le varie le relative percentuali, le complicazioni maggiori sono abbastanza poco frequenti. Quali sono i fattori di rischio? Beh, questi ormai li conosciamo tutti. Primo di tutti, la macrosomia, la prematurità, chiaramente i bambini che hanno meno riserve, hanno meno
sono meno pronti alla vita extrauterina, è un fattore di rischio importante. La sproporzione cefalopelvica, che fa un po' parte del capitolo delle macrosomie, ma non solo, la distocia con anche il prolungamento del travaglio, le varie presentazioni anomale e qui la trazione brusca delle estremità di cui siamo esclusivamente responsabili durante un parto. Allora, comincio col presentarvi questo studio molto, molto importante, uno studio storico, in cui venivano paragonati i parti di donne nullipare, secondo un database degli anni 90 della California, dove venivano presi in considerazione 583.000 parti in donne nullipare, che quindi non avevano mai partorito, e lo scopo dello studio era quello di valutare qual era l'effetto del... cioè quali erano i rischi di complicanze maggiori, soprattutto legate all'emorragia intracranica, in questo gruppo di studio. Studio ben strutturato, adesso un po' vecchiotto, ma di più recente, gli ulteriori studi non hanno fatto altro che confermare questi dati, e sono comunque studi più piccoli, e qui è venuto fuori che i tassi di emorragia intracranica in corso di parto strumentale, quindi ventosa, forcipe o eventuale taglio cesareo, li trovate riferiti qui a destra, sono sicuramente più alti se paragonati a quelli di un parto spontaneo. Quindi un'emorragia intracranica ogni 860 ventose, ogni 664 forcipi, 900 tagli cesarei secondari, ma se li paragoniamo ai 2750 dei tagli cesarei elettivi e 1009 del parto spontaneo, vedete che il tasso di emorragia intracranica aumenta chiaramente con ogni tipo di parto operativo, tranne che con il taglio cesareo elettivo, e rimane comunque abbastanza rara come complicazione, cioè è un tasso comunque ancora accettabile, e il rischio però va ponderato, nel senso che non è assolutamente escluso che una buona parte di queste emorragie intracraniche non sia legata alla strumentazione di per sé, ma in realtà sia legata all'indicazione della strumentazione. Un'altra cosa che è venuta fuori da questo studio è che chiaramente una doppia strumentazione, quale può essere ventosa forcipe, aumenta il rischio di emorragia intracranica. Sono stati paragonati, questo lo vedremo dopo in un altro studio, anche i due metodi, e si conferma quello che vedremo in seguito, che la ventosa ha meno complicanze a livello di paralisi facciale, di fratture craniche, rispetto alla ventosa, chiaramente. Qui vi ho riportato quello che è il bollettino pratico della pratica clinica dell'American College. Loro emettono un bollettino più o meno a cadenza di 5 anni, dove fanno una revisione di quelle che sono le raccomandazioni dell'utilizzo del forcipe, della ventosa, di eventuali tagli cesarei. E sapete che in America, insomma, il tasso di parti operativi di tagli cesarei è comunque molto elevato. E l'ho paragonato a quello che era l'ultimo bollettino. Qui quello del 2020 è solo una specie di aggiornamento. Di interessante, nel 2015 era venuto fuori che le emorragie intracraniche sui parti strumentali erano più o meno di 1 su 650-850, quindi comunque in linea con quello che era la letteratura precedente. Le complicazioni neurologiche con i parti strumentali 1 su 220-380. E come dicevo prima, non è escluso, anzi, è assolutamente plausibile che il parto strumentale non sia di per sé la causa finale del danno al neonato, ma che piuttosto l'indicazione ne rappresenti appunto la causa. E qui bisogna valutare chiaramente qual è l'effetto di una strumentazione su un bambino che potenzialmente sta già soffrendo di un danno ipossico, rispetto più o meno rispetto piuttosto al ricorso, per esempio, ad un taglio cesareo, che invece richiederebbe sicuramente più tempo, quindi con un aggravamento del danno ipossico già preesistente, insomma.
Nel 2020 l'American College tira fuori appunto queste raccomandazioni, conferma quello che sapevamo già, basso rischio di complicazioni maggiori durante parti operativi con forcipe ventosa, comunque aumentati rispetto al parto vaginale. Il forcipe risulta migliore rispetto alla ventosa per quello che è il tasso di successo di un'estrazione bassa, quindi un'estrazione vaginale. Questo si può capire perché, e comunque bisogna paragonare le due metodiche a strumento ben posizionato, e vi garantisco che non sempre lo strumento forcipe è così facilmente posizionabile. Qui una piccola appendice per le levatrici, chiaramente il forcipe ha un rischio più elevato di lesioni di terzo grado e quarto grado. L'episiotomia, che purtroppo ancora viene praticata sistematicamente, invece non è assolutamente raccomandata per ogni parto strumentale. Chiaramente qui non vi dico nulla di nuovo, il parto operativo non è indicato se la parte presentata non è impegnata o se non è conosciuta la posizione fetale. Questo è buona norma di tutti avere sempre un'ecografa a portata di mano in sala parto, verificare la presentazione, ci vuole veramente un attimo, prima di mettere una ventosa e prima di mettere un forcipe. Chiaramente una ventosa su una grande fontanella, una ventosa su un'orbita avrà sicuramente più rischi di complicazioni. Quando strumentare in caso di CTG patologico? Questo deve essere chiaramente lasciato alla valutazione del personale di sala parto sul momento, ma tentare un parto strumentale quando il CTG è patologico, anche gravemente patologico, può essere un'opzione valida e accettata, e qui bisogna considerare il guadagno in termini di tempo. È chiaro che una strumentazione con parte presentata alle spine sarebbe completamente folle, a mio modo di vedere. Evitare le doppie strumentazioni, forcipe e ventosa. Qui, in maniera un po' presuntuosa, dico che non sono completamente d'accordo. Io per mia norma e abitudine ho sempre un forcipe di riserva quando faccio una ventosa in alcuni casi, semplicemente perché io, avendo, come dire, esperienza di ventose, posso garantirvi che non sempre la ventosa tiene bene anche in un parto, come dire, una ventosa semplice. Vi faccio l'esempio banale del bambino capellone, e ogni tanto ce n'è qualcuno. Mettere un kiwi su una testa pelosissima è assolutamente difficile, nel senso che non si riesce ad ottenere il vuoto. E quindi si possono avere cioè la ventosa, come si suol dire, ti abbandona durante un'estrazione facile, quindi sarebbe veramente assurdo andare a fare un taglio cesareo in una condizione del genere. Questa è una domanda che molti di noi si fanno. Abbiamo visto che la ventosa, il kiwi, aumenta il rischio di cefalematoma addirittura fino al 13% nei parti appunto con ventosa, cosa che non avviene con il forcipe. E ci si è chiesto, chiaramente il danno è da pressione negativa, da formazione del vuoto, dell'aspirazione, ci si è chiesto se magari togliendo il vuoto fra una trazione e l'altra non viene ridotto questo rischio di cefalematoma. E così non è. In effetti, una volta che è messa la ventosa, la lasciamo lì finché la testa non è stata espulsa. Forcipi rotazionali, non so se ne vedono ancora in giro, sono possibili. Chiaramente bisogna saperli fare, saperli maneggiare, sono a basso rischio se fatti da mani esperte. E un forcipe rotazionale, quindi con spostamento della prosettazione in occipito anteriore, garantisce minori danni perineali, come facilmente intuibile. Addirittura io ho imparato, e molti colleghi che mi hanno insegnato, nel momento in cui la testa arriva al piano perineale, dove è possibile dopo espletare il parto in maniera spontanea con le contrazioni delle spinte materne, si può anche tirar via il forcipe e lasciare che la paziente partorisca per ridurre il rischio di danni.
Questo chiaramente va valutato sul momento, sull'indicazione alla ventosa, al forcipe. Quindi non farei una cosa del genere in una paziente con una bradicardia di 15 minuti. Qui c'è grosso dibattito, molta confusione. Ventosa comunque per gli americani non raccomandata prima delle 34 settimane. Non c'è, vi posso, ho guardato in giro, non c'è assolutamente una tempistica stabilita, non si sa quando si può fare una ventosa, quando è sicuro fare una ventosa e quando è più rischioso. Si attribuisce così empiricamente alla 34esima settimana questo limite, da valutare, ripeto, caso per caso, anche sulla maturità del bambino, peso, eccetera, eccetera. Chiaramente, questo anche qui un po' la scoperta dell'acqua calda, pediatri sempre informati su ogni eventuale parto strumentale, perché così possono seguire adeguatamente il bambino. Qui ci ripetiamo un po', questa però è una Cochrane più recente, giusto per dirvi che le cose non è che cambino poi tanto. Il forcipe, che adesso è un po' demonizzato, devo dire, è più efficace di una ventosa quando è ben posizionato, dà più lesioni perineali. E qui viene fuori che la ventosa, questo l'ho presentato perché appunto molto spesso non si sa quale ventosa applicare, si ha l'impressione che la ventosa di gomma o di plastica sia meno dannosa e più efficace, in realtà non è così. La ventosa metallica è più efficace rispetto a quella in gomma e anche al kiwi. Qui ho fatto degli studi anche personali e effettivamente la forza di trazione espressa in joule che garantisce un kiwi o una ventosa in gomma è perfettamente compatibile con la forza necessaria per estrarre un bambino. Quindi quando vedete quei kiwi che dopo una o due trazioni continuano a lasciare, probabilmente o la trazione è sbagliata o magari non è possibile continuare per la via vaginale. La ventosa quindi metallica è sempre più abbandonata, anche se da questo studio sembra più efficace. Garantisce una forza di trazione maggiore, questo è indubbio, però non è necessaria quella forza in più che garantisce rispetto a quella del kiwi. Il forcipe, l'abbiamo detto prima, dà più paralisi facciali e più lesioni cutanee al viso, all'occhio, emorragie retiniche, eccetera, eccetera, rispetto chiaramente a un kiwi. E qui è facile intuirne il motivo. E vi garantisco che non è sempre facile evitare il viso del bambino quando si estrae un bambino. Aspetta, sono andato. Ecco qua. Un altro studio che compara questa volta gli effetti gravi neonatali nei parti a termine. Quindi qui sono state valutate praticamente un collettivo di oltre 64.000 pazienti in uno studio comunque molto grande di 10 anni, praticamente dal 2000 al 2009, partorienti che sono arrivate però tutte alla seconda fase del travaglio. Questo appunto si voleva valutare qual è l'impatto di una strumentazione sul benessere fetale, su eventuali complicazioni maggiori, quindi la morte per intenderci e lesioni permanenti. L'outcome primario era la morte, gli outcome secondari che si sono studiati appunto l'encefalopatia, le emorragie intracraniche che poi portavano al decesso il bambino e la relazione fra ogni tipo di strumento e queste complicanze. È venuto fuori anche qui che non ci sono assolutamente differenze nel tasso di mortalità o di encefalopatia neonatale dopo un parto vaginale comparato rispetto a quello di un taglio cesareo che veniva fatto appunto nella seconda fase. Questo cosa ci fa capire? Che su una paziente in fase espulsiva dove dobbiamo accelerare il parto, come avevamo detto prima, l'idea di praticare una ventosa un forcipe è comunque accettabile, sempre se valutato da un operatore esperto. E non necessariamente il taglio cesareo ci garantisce migliori risultati. Qui viene fuori un dato importante, che è quello della encefalopatia neonatale associata con i parti operativi vaginali.
che risulta del 4,2 per 1000 bambini nati rispetto a 3,9, quindi non c'è una differenza statistica significativa rispetto al taglio cesareo secondario. 3 o 4 bambini su 10.000 nati da parto vaginale operativo muoiono in seguito ad una emorragia intracranica. Ultima paura di un ostetrico, di una levatrice, è sempre la distocia di spalla. Definizione di distocia di spalla è molto molto, come dire, non ben definita, perché praticamente è semplicemente un parto dove non è possibile estrarre il bambino con le usuali manovre ostetriche dopo appunto una trazione sulla testa fetale. Qualcuno definisce la distocia come un tempo di disimpegno superiore ai 60 secondi, difficile stabilirlo con l'assenza da parto, però per questo è importante in ogni caso di sospetta macrosomia o sospetta distocia di spalla annotare perfettamente l'orario di fuoriuscita della testa e l'orario di disimpegno delle spalle, questo anche ai fini legali. Sapete che può essere unio bilaterale, a seconda che la spalla come dire, implicata nell'arresto sia solo quella anteriore o anche la posteriore, è uno dei segni tipici che ci fa fare diagnosi di distocia di spalla. È il segno della tartaruga, con questa testa che affiora, che difficilmente restituisce, quindi fa la rotazione esterna, e che poi rientra fino ad occupare praticamente completamente l'accesso alla pelle. L'incidenza è quella del 0,2-1,7% di tutti i parti, e quello che è importante però è il tasso di mortalità, quindi evenienza piuttosto rara, ma con un altissimo tasso di mortalità che arriva anche al 30%. E di questo 30%, quasi la metà dei bambini muore nei primi 5 minuti, se la distocia chiaramente non viene risolta. Il problema è dovuto da un trauma vascolare, ossia dalla compressione del cordone che non può più garantire l'afflusso di sangue, e in più dal gradiente pressorio che si stabilisce fra la testa e il tronco e il resto del corpo. È un po' una morte per impiccagione, se vogliamo, quindi con un ritorno venoso impedito a livello del cuore, e un bambino che quindi per finire va in asistolia. Le lesioni del plesso brachiale, quindi come vedete parliamo sempre di lesioni del plesso, non è quello che dovrebbe spaventarci di più, quantomeno più che la mortalità, ma le lesioni del plesso sono circa il 5-15% di tutte le distocie di spalla, e di queste fino a un terzo regredisce, fino a un terzo, scusate, può dare lesioni permanenti. Lesioni permanenti di cui vi parlerà dopo la dottoressa Delco, le varie paralisi di Erb, Duchenne, Klumke e la paralisi totale. Le fratture, ne abbiamo parlato poco, fratture che sono quasi sempre associate o al parto podalico, quando si parla di fratture di femore e di braccio e di omero, oppure al taglio cesareo, anche qui soprattutto in posizione podalica. Le fratture invece più frequenti sono quelle della clavicola, che arrivano fino al 15% di tutte le distocie di spalla, e ripeto, di cui vi parleremo in seguito. Quali sono i fattori di rischio? Anche qui lo sappiamo benissimo. Da notare che i bambini oltre termine hanno un rischio maggiore. Questo per la caratteristica conformazione, per il caratteristico rapporto che c'è fra il diametro bisacromiale e la circonferenza cranica di tutti i bambini, che come sapete più crescono e più diminuisce più aumenta questo rapporto. E quindi da 40 settimane passa dal 12% delle 40 settimane al 21% addirittura delle 42 settimane. Questo è uno dei fattori, insieme all'elevata mortalità dopo le 42 settimane, che ci spinge sempre a praticare, comunque ad indurre il parto non prima della 42esima settimana, non dopo la 42esima settimana. Una pregressa distocia di spalla chiaramente aumenta il rischio addirittura di 10 volte. Quindi discutere sempre con le pazienti l'indicazione a una
a un parto spontaneo dopo una distocia, soprattutto se grave. La macrosomia, soprattutto nelle pazienti con diabete gestazionale, peggio ancora se mal controllato o con polidramnios, e questo chiaramente è capibile perché è dovuto a una distribuzione del grasso fetale che occupa praticamente molto di più il tronco superiore. Alterazioni dell'anatomia del bacino, penso alle fratture del bacino. Qui faccio una piccola digressione. Ho guardato anche un po' in giro per valutare degli studi che parlassero dell'utilità dell'utilizzo di una pelvimetria con risonanza magnetica. Studi hanno tutti scarsissima sensibilità, nessuno è riuscito a evidenziare appunto l'importanza di questa pelvimetria, che effettivamente, come vedete benissimo, negli anni è stata praticamente abbandonata, e effettivamente non c'è alcun vantaggio a eseguire una pelvimetria prima di un parto per valutare effettivamente il rischio di distocia, ma anche di tali cesarei e di strumentazioni secondarie. Le donne di piccola statura, anche qui ad alto rischio, soprattutto se con bimbi grandi, la multiparità, soprattutto nei casi di donne che hanno avuto diversi parti con difficoltà e distocie, e qui ho messo, vabbè, ma sono casi rarissimi, le ascite, le masse addominali. I fattori intrapartum, questo è importantissimo, la fase dilatante protratta oppure il parto precipitoso, che sono poi due estremi. L'arresto di progressione della parte presentata in fase espulsiva, anche quello lì deve far sospettare una certa difficoltà. E tutti i parti operativi chiaramente aumentano, operativi con mentose forcipe, aumentano il rischio. Questo per un aumento della velocità di discesa del feto. Ultimo studio che ho voluto fare in merito alla distocia di spalla. Questo è uno studio importante svizzero, cioè di base svizzero, fatto dall'ospedale universitario di Ginevra, il professor Boulevin, che insieme a centri terziari di Francia e Belgio, 19 in tutto, hanno studiato dal 2002 al 2009 l'impatto che può avere l'induzione del parto pretermine, ovvero tra le 37 e le 38 settimane, in gravidanze singole con un peso stimato superiore al 95esimo percentile. Le donne osservate, i parti, erano 407 che sono stati randomizzati nel gruppo delle induzioni e 411 invece affidati all'osservazione, quindi a un parto spontaneo in seguito. Si è studiato appunto come outcome primari la distocia di spalla, la frattura della clavicola, le lesioni del plesso brachiale, l'emorragia intracranica e le morti neonatali dovute a questa complicanza. Quando sono nati i bambini avevano un peso nel gruppo delle induzioni, un peso medio di 3,8 kg, mentre nel gruppo delle donne che hanno partorito spontaneamente in seguito il peso era leggermente superiore di 4,1 kg. Alla fine di questo studio si è dimostrato come la distocia di spalla si verifichi più frequentemente in maniera statisticamente significativa nel gruppo delle osservazioni, quindi delle donne che hanno poi partorito spontaneamente, rispetto a quello delle donne indotte. Quindi 8 donne su 407 hanno avuto una distocia di spalla contro le 24 del gruppo dell'osservazione. Come outcome primari nessuno dei presupposti si è verificato, ossia nessuna frattura, nessuna lesione del plesso brachiale, nessuna emorragia intracranica, nessun decesso. Per questo motivo, scusate, anche il tasso di parto vaginale era migliore, quindi più alto nel gruppo delle donne indotte. Questo un po' è la paura di tutti noi quando induciamo pretermine il rischio di un taglio cesareo per mancato travaglio. Invece no, in questo caso qui possiamo dire che il parto era più frequente nel gruppo delle induzioni e anche il tasso di tagli cesarei era inferiore, comunque non significativamente
cambiato rispetto alle donne che poi hanno partorito più avanti. Sulla base di questo, adesso comincia ad essere abbastanza in uso, l'induzione fra le 37 e le 38, ricordo che questo non è uno studio che guarda dopo le 38 più 6 settimane, quindi se vogliamo ad oggi non c'è nessuna indicazione su basi scientifiche ad indurre un parto dopo il termine per un sospetto di macrosomia fetale. Questo, altri studi avevano escluso questa utilità. Adesso spero di non avervi annoiato eccessivamente. Sono comunque disponibile per eventuali domande, anzi volentieri se ci facciamo una chiacchierata, perché parlare da solo con un piccino è sempre piacevole, e quindi aspetto vostre domande. Non so, vuoi fare? Nel frattempo passo comunque la parola alla dottoressa Delco. Aspetta. È ripartito il video. Scusate, buongiorno a tutti, grazie Giovanni per questa ottima presentazione. Ok. Okay. Ma questo non si può levare. Scusate, ora comincio anch'io, eh. Io vi parlerò per quel che mi riguarda soprattutto, anzi solo, della parte neonatale, i traumi da parto, le conseguenze che essi hanno sul neonato, e sarà una presentazione molto clinica. Quindi vi chiederei anche assolutamente di partecipare, per favore, perché io ho tante diapositive in cui chiedo la vostra partecipazione, e potete rispondere togliendo il mute dai vostri microfoni, oppure ancora meglio, se volete, scrivere sulla chat, come avete fatto annunciando la vostra presenza. Stessa cosa per rispondere alle mie domande. Iniziavo chiedendovi qualche esempio di trauma da parto neonatale. Penso che Giovanni ha già dato diversi esempi, ha tolto un po' il suspense, però fa niente, quindi a questo punto vi lascio tranquilli su questa diapositiva e non vi interrogo. Passeremo un po' a una carrellata di tutti questi trauma un po' più in dettaglio. Allora, per quel che riguarda i neonati, i traumi da parto toccano più o meno il 2% delle nascite. Parliamo di esclusi le lesioni cutanee minori, quindi le dermabrasioni, le varie lacerazioni benigne e minori, queste sono escluse da queste statistiche, e anche le lesioni del cuoio capelluto minore, le lesioni alla testa minore, anche queste le vedremo dopo un po' più in dettaglio. Queste sono escluse, quindi fuori di queste abbiamo il 2% delle nascite che sono toccate da questa problematica. Il più frequente in termini di numeri assoluti è la frattura della clavicola, seguita dalle lesioni neurologiche, quindi la paralisi facciale e quella del plesso brachiale. Abbiamo visto già anche i fattori di rischio prima, e per finire l'emorragia intracranica, che è nettamente più rara, ma
anch'essa considerata conseguente a un trauma da parto. Come ho detto prima, spesso le lesioni sono minori e toccano i tessuti molli, queste sono in assoluto le più frequenti, però possono anche a volte essere delle lesioni di per sé gravi o portare a conseguenze più tardi gravi, addirittura con una prognosi riservata. Se parliamo dei adesso prenderò un po' in dettaglio diverse categorie di traumi e possiamo incominciare con i traumi dei tessuti molli. Come detto prima, sono molto frequenti, sono esclusi tra l'altro dalle casistiche perché praticamente molto molto spesso presenti dai neonati, benigni, senza conseguenze particolari. Parliamo qui di abrasioni, lacerazioni, ferite superficiali. La maggior parte delle volte un'igiene di base è largamente sufficiente sul neonato, quindi disinfezione, pulizia, disinfezione, eventualmente medicazione, ma anche questo è già un po' più raro, dipende da caso a caso. Anche gli ematomi fanno parte di questi traumatismi dei tessuti molli. Con localizzazioni un pochettino più meno frequenti, un po' più particolari, pensiamo per esempio agli ematomi degli organi genitali esterni in caso di posizione podalica, per esempio, anche questi la maggior parte delle volte assolutamente benigni, un piccolo bemolle per quel che riguarda le conseguenze a qualche giorno di vita, perché questi bambini meritano comunque una sorveglianza un po' più stretta, un po' più particolare per quel che è iperbilirubinemia, quindi di solito intorno al terzo giorno in questi casi fanno il loro picco, ma che può essere anche abbastanza importante e abbastanza severo. Quindi a seconda della clinica sono bambini che vanno monitorati un po' più, in modo un po' più ravvicinato per questa problematica. Di solito questi ematomi poi rientrano nella norma, si risolvono intorno a una settimana di vita. Anche le petecchie fanno parte di questi trauma dei tessuti molli. Anche questa è la localizzazione, se sono in seguito a un traumatismo da parto, è piuttosto classica intorno alla parte superiore del corpo, quindi la testa, il collo e il torace superiore, dovuta a un aumento della pressione venosa nel passaggio nel canale vaginale. Queste sono soprattutto associate a un parto quando abbiamo dei parti un po' rapidi o posizioni anomale, un parto un po' podalico. Per definizione, se vogliamo dire che sono delle petecchie secondarie al parto, non devono aumentare dopo la nascita. Quelle che avete all'esame d'entrata, la prima visita, devono essere quelle che restano e che poi si attenuano e spariscono in qualche giorno. Nel dubbio, se aumentano o se sono in localizzazioni che non vi convincono, appunto al di fuori della parte superiore del corpo tipicamente, questo merita un controllo dei trombociti rapidamente. Ecco qui la prima domanda in cui vorrei la vostra partecipazione. Vedete questo neonato che ha qualche giorno di vita, che si presenta con questa lesione, vedete, dorsale, è un patch, quindi non potete palparla, ma ve lo dico io, è sovraelevata se la toccate, abbastanza dura, iperemica e abbastanza ben delimitata comunque. E sembra anche un po' sensibile, è un neonato che è a termine. Qualcuno ha già visto questo tipo di lesione o qualcuno ha un'idea della diagnosi differenziale? Allora, chi vuole partecipare? Vediamo un po' se qualcuno. Isabella, Elisa, qualcuno vuole dire qualcosa? Vi tolgo il mute. Nessuno? Allora, in realtà questa forse non avete risposto perché magari è un po' qualcosa che non è tanto conosciuto, che non avete ancora mai visto.
anche se non penso, però è possibile, si tratta di una ustione. Ok, effettivamente può essere un ustione, capire dal meccanismo come, però può far parte della diagnosi differenziale, effettivamente. Io non ho bisogno delle risposte, cioè la diagnosi, ma effettivamente una diagnosi differenziale. In questo caso, se parliamo dei traumi da parto, questa è una lesione abbastanza tipica. In questo però Giovanni ci diceva che loro sono i responsabili dei traumi da parto, in questo caso no. Questa è una steatonecrasi del tessuto adiposo, quindi si tratta di una panniculite. Questa lesione, questa necrosi, appunto morte delle cellule grassose sottocutanea del tessuto adiposo, post-ischemica. Questo tocca soprattutto il neonato a termine, ma in particolar modo il post-termine, che ha avuto un parto asfittico, ipossico, insomma, e addirittura soprattutto quelli che hanno poi beneficiato di un'ipotermia terapeutica. Ma anche al di fuori di questa possibilità qui, anche soltanto un post-termine, può succedere in modo isolato. Sono queste cellule del tessuto adiposo che muoiono e che fanno questa presentazione. Di solito la lesione appare intorno alla fine della prima settimana di vita, e poi a poco diminuisce e sparisce più o meno in due mesi. Le complicazioni maggiori, e per questo bisogna conoscere questa lesione, riconoscerla, è soprattutto l'ipercalcemia. Quindi questa complicazione, che può essere anche severa, perché il calcio può arrivare anche a valori molto elevati, che hanno bisogno poi di una presa a carico, a un trattamento. Questo perché il meccanismo non è stato bene elucidato, ma sembrerebbe da una parte che le cellule stesse possono libererebbero un po' il calcio e poi che circolerebbe. L'altra possibilità è un rilascio della PTH, un aumento della PTH direttamente dalla lesione o di altre anche molecole. Hanno trovato un dosaggio particolarmente alto in certe lesioni dell'1-alfa-idroxi, che sono tutte quelle molecole che poi andranno a aumentare il riassorbimento del calcio sia a livello renale che a livello digestivo, e il risultato è un'ipercalcemia. Ecco, questo va monitorato nelle guidelines, si dice di far dosare il calcio inizialmente quantomeno una volta a settimana fino alla risoluzione della lesione. L'ipercalcemia può presentarsi a qualsiasi momento nel decorso di questa lesione. Altre complicazioni di questa lesione sono la trombopenia, l'ipoglicemia e l'ipertrigliceridemia, che però, se non sono presenti nei primi giorni, nella prima settimana, non si ripresenteranno in un secondo tempo. Quindi soprattutto da conoscere l'ipercalcemia, che va monitorata. Un altro traumatismo dei tessuti molli che possiamo trovare è l'ematoma dello sterno cleidomastoideo, quindi questa collezione di sangue a livello del collo, che in principio non dà particolarmente problema, non dà nessuna clinica, ma che si manifesta intorno alle 3 settimane di vita con un torcicollo, che è dovuto essenzialmente all'irritamento dello sterno cleidomastoideo sull'ematoma. Quindi non è l'ematoma in sé che fa il torcicollo, ma causa una contrattura del muscolo, che poi si presenterà con questo torcicollo, quindi con la deviazione della faccia del neonato dalla parte opposta alla lesione. La prognosi in generale è buona anche per questa lesione, con un 90% di normalizzazione senza sequele, semplicemente con degli esercizi di stretching che vanno spiegati ai genitori e un po' di fisioterapia. Anche qui ho bisogno della vostra partecipazione. Cosa vi stupisce in questo neonato? Cosa vedete? Cosa possiamo vedere? Qualcuno che risponde. No.
Questa qui è facile. Qualcuno ha risposto? Dicono clavicola? Dicono clavicola, dicono giusto probabilmente. Non dicono da che parte? Non si sa. La parte destra. La parte destra? Se guardo l'immagine la sinistra, se mi rivolgo verso il bambino la destra. Ok, bene. Allora vediamo se è questa o no. Scusate. Era la parte sinistra in questo caso, vediamo questa, però ho messo apposta questa foto perché effettivamente è quello che rispondiamo sempre tutti, è la parte destra perché si pensa appunto alla depressione e la frattura, in realtà è dall'altra parte perché vediamo questa tumefazione che ora non vi ho detto se il bambino è appena nato adesso, se ha qualche giorno, però può essere o un ematoma oppure il callo che si forma. Comunque la diagnosi è esattamente quella, frattura della clavicola, che è, capirete adesso siamo passati ai trauma ossei, alle fratture. La frattura della clavicola è la frattura più frequente a livello di traumi da parto. Tocca più o meno l'1% in generale, avete visto con Giovanni che in seguito alle distocie da spalla anche molto più alta questa percentuale, la maggior parte delle volte è asintomatica oppure lo si nota alla prima visita perché palpando le clavicole si sentono dei crepitii o i genitori vengono a una settimana di vita perché c'è una tumefazione, una piccola, appunto una massa, un indurimento che non è altro che il callo che si forma qualche giorno di vita. Il dolore in generale non è assolutamente al primo piano per questo tipo di fratture, il bambino spontaneamente potrà avere una limitazione della mobilità ma non per forza, il moro invece in generale è asimmetrico. Non è necessario se alla clinica cioè è l'unica lesione, non è necessario fare una radiografia per diagnosticarla, è veramente una diagnosi clinica e come presa a carico non c'è nulla di speciale da fare, soprattutto non immobilizzare il braccio, eventualmente un'antalgia, ma anche lì nelle linee guida non è d'ufficio perché in generale sono bambini che non manifestano assolutamente dolore neanche veramente ai movimenti dopo le prime 24 ore di vita. Anche le altre fratture, le altre lesioni ossee, diciamo che tutti gli ossi si possono rompere a livello di ossa lunghe, qui stiamo parlando di percentuali anche molto più basse, omero più o meno 0,2 per mille delle nascite, qui chiaramente cioè va da sé, il neonato è algico e non ha una limitazione della mobilità del braccio. Di solito la frattura è più o meno al terzo prossimale, il più frequente, qui è piuttosto la diafisi mediana, però di solito è piuttosto il terzo prossimale e clinicamente, a parte il dolore, la tumefazione, potremo anche avere dei crepitii, diagnosi con la radiografia evidentemente, e qui invece antalgia e immobilizzazione per due settimane, un mese. In discussione chiaramente con il supporto degli ortopedici pediatrici, questi sono tutti i casi che vanno discussi con loro. Stessa cosa per quel che sono le fratture dei membri inferiori, la più frequente è quella del femore, più frequente ma resta rara, anche lì 0,13 per mille nascite, di solito prossimale, dovuta anche qui a una trazione brusca del membro al momento del parto, e anche questa va trattata con immobilizzazione e antalgia evidentemente e discussione con gli ortopedici. Sempre nei traumi ossei, le fratture del cranio, diciamo che in sé le fratture della scatola cranica sono isolate in generale senza emorragia intracranica associata, come emorragia intracranica il più frequentemente associato all'ematoma subdurale.
Questo è raramente associato, ma lo è in caso di frattura cranica su forcipe, appunto, oppure se clinicamente abbiamo una depressione della scatola cranica superiore a un centimetro. In quei casi si sa che l'emorragia intracranica può essere più frequentemente associata a questa frattura, altrimenti in genere è una frattura isolata senza emorragia associata. Qui l'ecografia, la radiografia va fatta per obiettivare la frattura, per vedere l'ecografia anche va sempre associata per cercare le complicazioni intracraniche anche da un punto di vista legale in questi casi. Sempre di più si fanno anche delle TAC per ricostruire la scatola cranica e poter misurare in modo un po' più preciso la depressione e le conseguenze, soprattutto ossee. Diciamo che nella maggior parte dei casi il trattamento resta comunque conservatore, anche qui spesso e volentieri comunque parliamo con i colleghi neurochirurghi, ma nella maggior parte delle volte non va fatta una presa a carico chirurgica. Ecco, diciamo che la presa a carico chirurgica delle fratture del cranio secondaria a un trauma da parto è rara, veramente rara. Potete trovare due tipi di fratture, la frattura lineare delle ossa del cranio, quindi clinicamente quando si palpa la scatola cranica si sentirà uno scalino più o meno pronunciato, oppure questa è propria al neonato, una frattura depressa di tipo legno verde o si chiama anche frattura a pallina da ping pong. Adesso vediamo qualche esempio. Ecco, questa è una radiografia con delle fratture lineari dell'osso parietale, e qui invece vedete bene questa depressione congenita della teca cranica a forma di palla da ping pong, lo vedete qui, che è proprio dovuta alle proprietà elastiche e della teca cranica del neonato. Proprio la percentuale è molto fine, molto elastica, quindi può formarsi questa depressione a forma di palla da ping pong che, preciso, può essere associata o no a una frattura. Non è sempre rotta la scatola cranica, può essere benissimo semplicemente deformata. Questo è soprattutto dovuta, anche questa non è secondaria ai nostri amici ostetrici elevatrici, ma nella maggior parte delle volte è dovuta alla pressione della testa del feto sul promontorio del sacro, quindi già durante il travaglio questa deformazione transitoria. Delle volte comunque può essere anche associata agli strumenti, questo sì, e spesso in quel caso c'è una frattura. Anche in questo caso va fatta una radiografia, un'ecografia per cercare conseguenze intracraniche e una valutazione con i colleghi neurochirurghi. Nella maggior parte delle volte anche qui il trattamento è una sorveglianza, è un trattamento conservatore. Sì, di solito se è più depressa di 3 centimetri, in quei casi effettivamente si può valutare un riposizionamento. Ci sono stati degli studi delle equipe neurochirurgiche in cui hanno incominciato a prendere tutti questi neonati con questo tipo di frattura, tra virgolette, con questa depressione cranica, e hanno fatto una piccola incisione, un buchino nella teca cranica, hanno messo una specie di palloncino e hanno tirato per rimettere, hanno fatto come un vuoto per rimettere la scatola cranica a una forma arrotondata. E hanno dovuto interrompere questo studio perché si vedeva che facendo questa manovra c'erano più lesioni, emorragie sottodurali e lesioni intracranica che se non si faceva nulla. Possiamo infatti immaginare che per effetto di vuoto, di questa trazione, si rompevano delle venule che poi davano questa manovra dava lei le emorragie cerebrali che non aveva dato la frattura. Per questo ora veramente la tendenza è lasciare così, sorvegliare e eventualmente in un secondo tempo valutare la presa a carico.
E ho dimenticato di dire, ma queste lesioni sono nella stragrande maggioranza delle volte asintomatiche, senza segni neurologici, per definizione non essendoci una conseguenza intracranica. Ok, adesso ho bisogno di nuovo la vostra partecipazione. Passiamo ai traumatismi della testa, questi li conosciamo tutti bene. Incominciamo dal più frequente, dal più facile. Chi vuole dirmi di cosa si tratta? La diagnosi del numero uno, quindi questa collezione di sangue proprio sotto di sangue o altro proprio sotto la pelle. Intanto potete anche già pensare al 2, al 3, al 4, perché comunque ve le chiedo. Quindi. Tumore da parto. Qualcuno dice un cefalematoma. Tumore da parto. Come? Per l'uno, chiediamo per l'uno per intanto, però effettivamente. Allora, la maggior parte avete detto tumore da parto, allora già quello che possiamo dire è che si tratta di una collezione sotto la pelle. Vedete qua c'è la pelle, questa è la poneurosi e qui. L'uno è proprio questa raccolta di sangue o edema sotto la pelle. Questo è per definizione effettivamente un caputo, tumore da parto. Bravi. Allora si tratta in generale, anche qui non c'entrano i nostri colleghi, perché proprio è dovuto semplicemente alla pressione della testa del feto ancora, del bimbo. Contro la parete dell'utero, il collo dell'utero per un certo numero di ore durante il travaglio, durante il parto. Questo porterà a una congestione venosa che è veramente localizzata a quella zona lì con un edema dello scalpo. Raramente è un'emorragia, quindi è raramente un ematoma questa collezione, è veramente piuttosto un edema. Quindi quando lo palperemo sarà piuttosto morbido, è superficiale perché è proprio sotto la pelle. Incrocia le suture, vedete che non c'è nulla che lo ritiene questo edema, può essere qui, ma se è un po' più importante può passare di qua, quindi noi palpiamo la sutura, ma se l'edema vuole se ne va dappertutto, quindi non è in relazione alle suture e spesso c'è una colorazione cutanea, noi lo si può anche vedere, di solito è rossastro, bluastro, della pelle proprio perché è appena lì sotto. È veramente benigno, non è in generale neanche doloroso, questo è un po' sensibile, ma in generale non è doloroso e si normalizza nei primi giorni di vita. La diagnosi differenziale, l'ho visto anche dalle vostre risposte, va con il cefalematoma o altre malformazioni qui della scatola cranica. Ora il numero due. Cosa ne pensate? Se non è uno e l'altro, cefalematoma. Quindi vedete effettivamente qui la differenza, si vede che è più profondo, avete qua le ossa del cranio, quindi non l'ho detto prima, però mi sembra ovvio, è il cervello, le ossa, ogni osso del cranio è come ogni osso è, diciamo, circondato grazie dal suo periosteo. E qui la collezione è proprio tra l'osseo e il periosteo, quindi effettivamente, come dite voi, un cefalematoma. Un cefalematoma più raro, diciamo un 1% delle nascite e soprattutto, come ha detto già Giovanni prima, associato agli strumenti, quindi forcipe o ventosa. Quindi di solito è unilaterale e tocca gli ossa parietali, perché sono quelli più esposti. È dovuto a una rottura dei vasi che appunto vascolarizzano questo periosteo, questa membrana, e da lì la raccolta di sangue, proprio un ematoma sotto questo periosteo, tra l'osseo e il periosteo. Quindi qui per definizione è limitata dalle suture, perché in effetti il periosteo gli impedisce di diffondersi al di là della sutura. Quindi alla palpazione sarà piuttosto una massa più dura, che lei aumenta dopo la nascita, di solito raggiunge il massimo intorno al secondo o terzo giorno, per poi normalizzarsi nelle prime settimane, ma possiamo continuare a palparla, a sentirla, addirittura anche a vederla per qualche mese. Questo
nei veri cefalematomi bisogna avvertire i genitori dicendo che ci può voler tempo per avere un riassorbimento totale. A volte è associato a delle fratture del cranio, l'abbiamo visto prima, ma in assenza di clinica non vanno per forza cercate con una radiografia. Le complicazioni del cefalematoma lui può farne, a differenza del tumore da parto, può calcificarsi, quindi dare dei piccoli indurimenti che potranno loro poi portare a una deformazione della testa, o può sovrainfettarsi, quindi avere poi un'osteomielite, e il germe tipico di questo tipo di sovrainfezione è l'E. coli. Se l'emorragia è importante ci potrà essere addirittura un'anemia, più raramente, e come per ogni ematoma, iperbilirubinemia e ittero a qualche giorno di vita da sorvegliare e da avere in testa che questi bambini sono altamente a rischio di fare un ittero importante. Allora, chi mi dice cosa presenta il bambino nella foto qui di sinistra? Questo di sinistra. Cefalematoma o tumore da parto? Oppure, se preferite, quello di destra. Allora, a sinistra mi dice tumore da parto, ok, e a destra? Tumore da parto, effettivamente, vedete che è un po' difficile per voi perché è anche per me, nel senso sono foto, non possiamo palpare, ma qui si vede che comunque la pelle è arrossata, leggermente, diciamo, non è una cosa ben delimitata, un po' diffuso, e effettivamente è un capote, è un tumore da parto. A destra mi parlano di cefalematoma, esatto, è un cefalematoma in questo caso destro, addirittura era bilaterale. E un'altra cosa che, e vedete, qui si può immaginare che comunque è limitato dalla sutura sagittale, si vede bene che fa così e poi così, ce ne sono due. Una cosa importante di questo bambino, cosa possiamo notare d'altro, non so se qualcuno lo ha, non l'ho chiesto, ma se qualcuno lo nota, è che un bambino è particolarmente itterico, è bello giallo, quindi tenete a mente questa complicazione. Ittero, perfetto, è stato detto. Ok, passiamo alla terza lesione, al terzo traumatismo, quindi una collezione di sangue tra il periosteo e la galea o la poneurosi. Che cosa può essere? Emorragia subgaleale, bravi, bravissimi, esattamente. Questa è più rara, allora fa parte di quei traumatismi extracerebrali più rari, una su 2000 nascite, però molto più frequente in caso di ventose. Proprio questa collezione, questa emorragia, ematoma, che si va a mettere sotto la poneurosi, quindi tra il periosteo, quindi questa membrana connettivale che abbiamo visto prima che riveste le ossa del cranio, e poi la galea aponeurotica, che è questo tessuto fibroso, anche questo che riveste tutta la parte superiore della testa. Questo spazio è uno spazio molto molto grande, praticamente limitato, che va dalla base dalle orbite in realtà, fino alla parte inferiore del collo, alla parte superiore dei trapezi, quindi prende proprio tutto il cranio del neonato. È uno spazio che virtualmente può contenere fino a 250 millilitri di sangue, quindi voi sapete che il volume circolante di un neonato è 80 millilitri al chilo, un bambino che fa 3 chili, il calcolo è fatto velocemente, avrà un volume circolante di 240, quindi insomma, il volume circolante del neonato può finire facilmente in questo spazio qua virtuale. Quindi è uno di quegli ematomi, quelli traumatismi di testa che sono potenzialmente pericolosi anche con conseguenze severe. Clinicamente è proprio una raccolta di liquido, è proprio diffuso, molto liquido, sembra quando lo palpiamo, lo tocchiamo, di toccare un cuscinetto riempito di acqua. Non so se qualcuno di voi ne ha già visti dei veri sugaleali, ma non ci si può sbagliare. Questo invece proprio aumenta dopo la nascita. C'è una regola che utilizziamo
in cure intense, un po' per stimare, è che ogni centimetro di aumento della circonferenza cranica corrisponde a 40 millilitri di sangue che passano in questo spazio. Ma questa è proprio una stima, perché però è un po', può aiutarci un po' a anticipare. Qui è un bambino che avevo visto io, vediamo se funziona, che aveva proprio questo. Hématome sous-galéal avec fluctuation importante. Avete visto, mi sa che non si vede tanto bene nella presentazione, ma avete visto che quando io tocco da questa parte tocco l'ematoma, si vedono come delle piccole onde, proprio come se si vede dell'acqua che sballottola dall'altra parte proprio della lesione. Poi si vede comunque che questo bambino aveva avuto un parto particolarmente traumatico, perché ha anche altri ematomi, altri segni. Lui era nato da poche ore. Clinicamente il sugaleale, l'abbiamo visto, la lesione a cosa assomiglia, e poi è associata in generale comunque a dei segni di basso, di low out, di petit débit, di cattiva perfusione, scusate, un pallore, una tachicardia, possiamo avere una tachipnea, tutto dipende un po' dalla quantità di sangue che perde questo bambino nella lesione, ma possiamo avere un refill prolungato, addirittura delle ipotensioni, abbastanza tardivamente, ma ci possono stare benissimo, un'ipotonia. La triade classica, che però non è presente sempre, ma può essere, è la tachicardia con una diminuzione dell'emoglobina e un aumento della circonferenza cranica nelle prime ore di vita. Possiamo immaginare che le complicanze vanno veramente dall'anemia al shock ipovolemico, con una disfunzione multiorgano proprio su un'ipoperfusione ipovolemica, e poi se il bambino passa queste fasi ci sarà poi lui di solito fanno degli itteri che sono abbastanza prolungati e severi. Come si prendono a carico queste lesioni? Quando abbiamo un vero sugaleale si deve ospitalizzare il neonato in pediatria o in cure intense, per un monitoraggio ravvicinato. Di solito si mette un accesso venoso rapido, quello che si dice è un catetere ombelicale, di modo che non, se abbiamo da fare un riempimento, una sostituzione volemica, si può andare rapidamente e non che la via periferica salta o quant'altro, eventualmente anche un'arteria se c'è possibilità, questo è da discutere caso per caso. E poi la presa a carico abituale della rianimazione neonatale, quindi l'ABC con ottimizzare l'ossigenazione. Importante in questo caso rimpiazzare aggressivamente tutte le perdite, anche anticipando, quindi con quella regola di ogni centimetro di circonferenza cranica corrisponde a un 40 ml di emorragia, quindi chiaramente va monitorata la circonferenza cranica tra le altre cose. Rimpiazzo delle perdite con un po' di fisiologica eventualmente all'inizio, ma molto rapidamente si passano a dei globuli rossi o a del frozen fresh plasma. E dopo un certo tot di rimpiazzo aggressivo si passerà poi a delle amine vasoattive con la dopamina, e chiaramente la parte di monitoraggio molto importante con tutto quel che è emodinamico, entrate e uscite, e poi monitorare anche eventualmente la disfunzione degli altri organi e tutto quello che è ematologico, emoglobina, trombociti e altri parametri della coagulazione. Quest'altro, l'ultima lesione, siamo ancora nell'extracerebrale, qui è un po' la transizione, è l'emorragia extradurale o epidurale, che è rara, che di solito però lei associata a delle fratture lineari del cranio, piuttosto temporale o parietale. Questa qui di solito farà dei segni neurologici, anche perché la si trova, perché si va a fare un imaging, perché il bambino è sintomatico, perché fa effettivamente dei segni di irritazione corticale, lo vediamo vista la sua localizzazione. E qui la diagnosi si fa con in generale una risonanza magnetica. All'ecografia questa emorragia, questo ematoma, di solito non si vede, perché proprio sotto
sotto la teca cranica, quindi all'ecografia non siamo molto bravi a vedere questo tipo di lesioni, questo tipo di ematomi, a parte se sono veramente importanti, ma altrimenti possono passare molto facilmente inosservati, quindi non è l'esame di scelta per diagnosticarle. Anche queste in generale comunque hanno una buona prognosi. Se adesso passiamo piuttosto alla parte intracranica, le più frequenti di emorragie in seguito a un trauma da parto sono gli ematomi sudurali, che sono la maggior parte delle volte asintomatiche. Quelle asintomatiche sono molto molto frequenti. Allora ci sono stati addirittura degli studi che hanno fatto delle risonanze magnetiche o per questa ragione o per altri studi, per altre ragioni, a dei neonati asintomatici, a termine asintomatici, e hanno visto che delle piccole emorragie subdurali, inferiori ai 3 mm, quindi sono molto piccole, erano presenti praticamente su un neonato su due. Il 50% dei neonati avevano queste emorragie presenti, che erano asintomatiche e che quindi non ne saremmo mai venuti a conoscenza. Comunque qualcosa di molto frequente. Questo aumentava di 10 volte se c'era una ventosa, essenzialmente un forcipe. La localizzazione è in genere interemisferica o nella fossa posteriore. Se sono abbondanti, chiaramente daranno una clinica di irritazione corticale o altro, quindi di stress respiratorio, apnee, convulsioni o sintomi neurologici più focali, più raro, possono essere anche focali, e di solito c'è un piccolo delay di 24-48 ore tra la nascita e le manifestazioni cliniche. E qui si fa un imaging essenzialmente con una risonanza magnetica. Come vedete qui, abbiamo qui l'immagine in T2 dove avete questo ematoma subdurale importante, che vedete addirittura fa uno shift della linea mediana, quindi qui potete anche immaginare le conseguenze poi emodinamiche e respiratorie. E poi qui addirittura, qui in T1 avete un'emorragia a livello del cervelletto subdurale della fossa posteriore. E qui il trattamento anche qui è in generale di supporto, chiaramente poi con discussione con i neurochirurghi per monitorare insieme questi bambini. Le altre emorragie intracraniche sono più rare, la subaracnoidea spesso è asintomatica, anche questa, e in qualche giorno si risolve, ma anche qui vanno consultati i neurochirurghi e va monitorato con delle immagini regolari. L'emorragia intraventricolare, questa è quella classica dei prematuri, ma può toccare anche i neonati a termine in seguito a un trauma da parto, anche lei asintomatica, di solito è il grado 1, quindi è quella subependimare, quella che in generale non ha conseguenze sequele a lungo termine. Anche a livello degli occhi possono esserci delle emorragie, quindi a livello della retina in questo caso, soprattutto, come ha detto Giovanni, quando ci sono degli strumenti associati. Se passiamo ai traumatismi dei nervi periferici o centrali, insomma, siamo sulla paralisi facciale, più o meno 1% delle nascite è dovuta o alla pressione del nervo facciale sul promontorio, quindi anche qui ostetrici e levatrici non è colpa loro, oppure delle volte associata a un forcipe in quel caso. Clinicamente avremo una paralisi dell'emiviso ipsilaterale dalla stessa parte della lesione. Bisogna fare un po' attenzione a differenziare una paralisi facciale dovuta a un trauma da parto a una che è piuttosto congenita, perché ce ne sono che sono associate a certe sindrome, quindi la sindrome di Möbius, di Goldenhar, sono tutte malattie genetiche, però hanno dei fenotipi delle facce particolari, anche una struttura ossea un po' particolare questi bambini, ma possono avere una paralisi facciale che non c'entra col trauma da parto. E poi c'è un'altra condizione che si chiama ipoplasia del muscolo depressor ori, che è proprio uno sviluppo insufficiente di questo muscolo che si trova all'angolo della bocca, che fa sì che il bambino avrà una simmetria facciale quando piange essenzialmente. Questo va differenziato.
La presa a carico della paralisi facciale neonatale è essenzialmente con delle lacrime artificiali per evitare la lesione della cornea, visto che non riescono a chiudere l'occhio completamente, e anche questa ha piuttosto una buona prognosi perché di solito è solo un'irritazione del nervo e quindi in più o meno un mesetto c'è un recupero delle funzioni nel 90% dei casi. Secondo voi, quale di questi due bambini ha una paralisi facciale? O tutti e due? Oppure uno sì, uno no, o nessuno? Vediamo se qualcuno vede le finezze. Allora, vedete che sono tutte e due probabilmente... cioè, quello che si nota è che hanno tutte e due una simmetria della bocca, comunque una bocca storta, no? Che è tirata verso la destra. La differenza tra i due, che è abbastanza evidente, è uno dei due ha un occhio aperto, questo qua non riesce a chiudere l'occhio, l'altro occhio è chiuso. Questo bambino invece tutti e due gli occhi sono ben chiusi e tutte le varie rughe d'espressione sono presenti e sembrano simmetriche, si potrebbe guardare in finezza, però già salta all'occhio. Questo qui effettivamente ha la bocca storta, però ha anche l'occhio che non è chiuso. Qui c'è questa ruga, questo piego della pelle, qui mi scuso per l'italiano, è pietoso, però c'è proprio fatica, che comunque qui c'è, è marcato, e da questa parte a sinistra non c'è, e anche qui le rughette intorno all'occhio, qui sono presenti, da questa parte non ci sono. Quindi questo è effettivamente una paralisi facciale sinistra. Questo invece è questo famoso ipoplasia del muscolo deplessore della bocca sinistra, asymmetric crying face, che è un'altra patologia, tra virgolette. Paralisi del presso brachiale, anche qui più o meno 2 per 1000 nascite, dovuta a uno stiramento soprattutto del tutto quel che è plesso brachiale, quindi le radici da C5 a T1, può essere uno stiramento, ma può essere anche un'emorragia e più raramente una completa lacerazione, avulsione di queste radici nervose. Questo è veramente molto più raro, spesso sono le prime due condizioni, associato molto, nella maggior parte delle volte, a una distocia delle spalle, come ci diceva Giovanni. Fattori di rischio li abbiamo visti. Dovuto in genere, questo lo sapete meglio di me, ma comunque a questo meccanismo di stiramento e trazione e rotazione, qui il plesso si vede che come può soffrire da questo movimento. Allora qui vedete un bambino, effettivamente qui la foto può trarre un po' in inganno perché di solito con questa lesione del plesso il braccio è in adduzione, quindi è proprio incollato al corpo, qui probabilmente era stato spostato, ma vedete comunque un'estensione del gomito, una rotazione interna della spalla, la flessione del polso, quindi questa posizione qui voi sapete che ci sono diversi tipi di paralisia del plesso brachiale, superiore, inferiore o completa, totale. Questa potete tenere a mente, se è la superiore o di Herb, che quindi tocca le radici cervicali C5 e C6, e questa è questa che abbiamo visto qui, quindi una bad shoulder wood hand, si dice, o la posizione della la mancia del cameriere, perché in effetti c'è questa il braccio in adduzione, in rotazione interna, il gomito è teso, il polso è flesso con la manina, però che ha un grasping che è conservato, quindi la mobilità delle dita è presente. Evidentemente il test di Moro sarà simmetrico perché questo braccio non lo muove. Come complicazione con questo tipo di lesione potremmo avere anche una disfunzione del nervo frenico dalla stessa parte, perché il nervo frenico prende origine nelle radici C4, poi scenderà lungo tutto il mediastino per andare poi a innervare il diaframma toraco-addominale, quindi potete immaginare che se le radici C5, C6 sono stirate, anche la C4 può avere delle lesioni e quindi potremmo avere una paralisi diafragmatica unilaterale. L'altra lesione, l'altra forma di paralisi plesso brachiale è quella inferiore o clumpe, dove sono piuttosto le radici C8, T1 che sono prese, che sono stirate, lesionate. Qui la spalla e il braccino andranno bene, però sarà la mano che avrà una disfunzione.
Insieme a questo tipo di lesione possiamo avere la sindrome di Horner, che è quando c'è una disfunzione delle radici del sistema nervoso simpatico che passano anche nella stessa zona, e quindi avremo un bambino che avrà in più della paralisi brachiale un miosis, un'aptosi, un'anidrosi e un'enoftalmia dalla stessa parte. Questo è il riassunto. Quando tutte le radici sono prese, evidentemente parliamo di una paralisi brachiale totale. La prognosi in generale è piuttosto buona, con 90% di guarigione, e possiamo già sapere se al controllo ai 3 mesi abbiamo dei movimenti antigravitazionali che sono conservati, una spalla che riesce a fare l'abduzione, movimenti dei polsi che sono recuperati, allora in quel caso si ha una buona possibilità di guarigione totale. Inizialmente si fa un'immobilizzazione del braccio, in questo caso sì, anche perché fa male, ai 90 gradi, con a partire da 1 o 2 settimane dopo la nascita si può cominciare la fisioterapia. In generale prima no, perché hanno comunque male questi bambini. Si fa un controlli regolari, poi se un primo bilancio ai tre mesi si vede un pochino qual è l'evoluzione, e se è necessario, a quel momento lì si organizzano degli studi di elettrofisiologia e di imaging per eventuale chirurgia di rianimazione neurologica. Paralisi trauma nervofrenico, allora lo abbiamo accennato prima, soprattutto associata alla lesione del plesso brachiale, ma può essere anche isolata, però raro. Unilaterale, avremo un bambino che avrà un distress respiratorio con alla radiografia questa simmetria delle cupole diaframmatiche, queste necessitano in generale un supporto ventilatorio, ma in un terzo dei casi una guarigione spontanea in un mesetto più o meno. Il traumatismo della colonna del midollo spinale, questo è estremamente raro, non so se qualcuno ne ha già visti, però personalmente no, può essere anche in genere piuttosto catastrofico, in seguito a una estrazione estremamente difficile, contrazione e torsione della colonna. La clinica dipende dal livello della lesione, le più frequenti sono descritte intorno a C5 e C7, quindi cervicali. Possiamo avere dal neonato nato morto, come un decesso neonatale rapido, o tutta la clinica dello shock spinale, quindi con una flaccidità più o meno alta, dipende dal livello della lesione, una reflessia degli sfinteri non più funzionali, quindi globo vescicale o paralisi respiratoria. Anche qui va presa a carico di base con l'ABC, la stabilizzazione della colonna, una sedazione, perché chiaramente questi bambini hanno male, e poi delle investigazioni per vedere il livello della lesione, vedere se c'è una frattura o una lussazione, e anche vedere se non si tratta piuttosto di lesioni che sono trattabili come certi tumori congenitali, e chiaramente in accordo col neurochirurgo. Ultimo capitolo sono tutti quelli che sono i traumatismi addominali, quindi degli organi interni, che possono veramente variare dalla rottura o dal semplice ematoma sottocapsulare epatico, splenico, l'emorragia della surrenale. Clinicamente potremmo avere un bambino che è asintomatico, come un bambino che è pallido o dei segni di shock ipovolemico, una distensione addominale, quindi sempre chiaramente avere questo in testa, o quello che si chiama il segno di Cullen, che è un ematoma della parete addominale che è segno di una collezione intraaddominale. Anche qui il TABC di rianimazione di base con un rimpiazzo volemico. Attenzione, perché probabilmente molti di noi hanno vissuto almeno un caso così di una coagulopatia che si è presentata con un'emorragia intraaddominale spontanea o intorno alla nascita. Dopo si accusano sempre i nostri colleghi ostetrici di trauma da nascita, però in realtà è una coagulopatia, per quel che mi riguarda era il fattore 8, un'emofilia che si è presentata così, ecco. Quindi anche lì tenere in mente che se la storia non va bene con la clinica, può essere nascosta dietro lì una coagulopatia.
Non so se avete delle domande, io avrei terminato. Potremmo intanto passare al quiz che avete ricevuto e che alcuni di voi avevano risposto. Ci sono domande? Allora, i traumi da parto alla testa adesso sappiamo tutto, quindi possono essere banali o avere conseguenze severe. Quale di queste affermazioni è la più corretta? Ce n'era solo una giusta. Allora, i caput aumentano dopo la nascita, i cefalematomi sono bilaterali spesso, una frattura del cranio del neonato necessita sempre un intervento chirurgico, il fattore di rischio più importante per l'emorragia subgaleale è la ventosa o l'ecografia è l'esame ideale per diagnosticare un ematoma epidurale. Non so dove era il pennino. Non so se c'è qualcuno che ha risposto. Grazie. Qualcuno ha risposto? No. Penso che questa qui adesso lo abbiamo. Allora, i caput aumentano dopo la nascita? No, sono i cefalematomi che aumentano, non sono bilaterali, sono unilaterali. Importante tenere a mente che spesso è solo conservatore il trattamento chirurgico, molto raro per la frattura del cranio. Invece sì, la ventosa è il fattore di rischio più importante per il subgaleale e l'ecografia no, per l'ematoma epidurale non lo si vede con questo esame qua. Questo penso che lo possiamo passare, adesso lo riconosciamo tutti che è un cefalematoma. Nella paralisi del plesso brachiale questa domanda ha causato abbastanza tanti problemi a chi ha risposto. Allora, questo neonato soffre una paralisi causata dallo stiramento radice nervose C8-T1. Vedete che è proprio la posizione tipica di una piuttosto della superiore, quindi C5-C6, quindi questa non era giusta. La sindrome di Horner è caratterizzata da midriasi, ptosi, anidrosi? No, era miosis, non midriasi. In caso di paralisia di ERB, quindi questo bambino, si nota l'adduzione e la rotazione interna della spalla, l'estensione del gomito e la flessione del polso, questo era giusto, e anche che un grasping conservato permette di escludere la paralisi totale perché il grasping è tipico della paralisi inferiore. Quindi se voi avete un grasping che funziona, non è una totale e neanche un inferiore. E se non c'è miglioramento dopo 3 settimane di fisioterapia bisogna fare la chirurgia? No, è piuttosto dopo 3 mesi, ci si lascia qualche mese di osservazione. Cosa caratterizza un cefalematoma? Raggiunge la sua taglia massima dopo 5 giorni, è associato, allora qui no, abbiamo visto che è piuttosto 3, è associato a una colorazione della pelle? No, questo era il caput, perché il cefalematoma è più profondo, quindi sulla pelle non si vede. Può calcificarsi e causare un nodulo che si riassorbe? Sì, è una delle complicazioni del cefalematoma. Si può infettare e causare un'osteomielite? Sì, però non a stafilococco dorato, ma a E. coli. E tocca il 5-10% delle nascite? No, è almeno è 1%. L'emorragia subgaleale, anche qui adesso lo sappiamo, è una raccolta di sangue tra la galea aponeurotica e la dura madre? No, e tra il periosto e la galea. Il sanguinamento può estendersi fino alle orbite? Sì. La triade classica è tachicardia, coagulazione intravascolare disseminata, aumento di circonferenza? No, e tachicardia, diminuzione dell'emoglobina e aumento della circonferenza. La circonferenza cranica aumenta di 1 centimetro per ogni 100 ml di sangue, questo è per ogni 40. E poi la subgaleale necessita spesso un'evacuazione neurochirurgica perché comprime il cervello? No, abbiamo visto dov'è la localizzazione proprio extracranica, quindi non comprime il cervello, il problema è piuttosto un problema emodinamico. Quindi per chiudere, per terminare, penso che siamo in tempo, sì, i parti operativi aumentano il tasso di lesioni ostetiche che comunque restano rare. Un travaglio lungo e distocico resta il principale fattore di rischio di una lesione ostetrica maggiore. Spesso queste lesioni restano comunque, in più che rare, minime, benigne, però a volte possono avere delle conseguenze più gravi, quindi importante è anticipare, riconoscerle, monitorare e
e raramente, molto raramente, trattarle. Voilà. Se avete domande, avete ancora qualche minuto per farle. Intanto vi ricordo, per chi non l'avesse fatto, che deve scrivere il suo nome nella chat, nome, cognome e funzione, per avere questi famosi crediti formativi, che sono 2 per le elevatrici e 2 per i pediatri, però solo se lasciate il vostro nome. E ci sono anche nuovi eventi, quindi il venerdì, fra un mesetto, l'11 dicembre, c'è un nuovo modulo di formazione sempre via Zoom sul tuina pediatrico, utilizzo e benefici per il neonato, questo l'11 dicembre, sempre a mezzogiorno. E poi vi ricordiamo l'apertura dell'ambulatorio pediatrico al quarto piano da noi, negli orari che sono scritti qui, fine giornata e fine settimana, su appuntamento. È stato aperto anche al settimo piano l'ambulatorio di medicina tradizionale cinese, con agopuntura e medicina tradizionale cinese, e poi anche la nuova apertura dell'ambulatorio, sempre al settimo piano, di riflessologia facciale e plantare, con una terapista complementare, Anna Damonti. Avete tutti i numeri di telefono scritti. Ci sono delle domande? Niente? Allora, vi auguro una buona giornata, un buon pomeriggio. Grazie. Sarà? Sarai qua?